l'ennesimo caffeino Maremma svizzerina, ma è possibile? Se andare a far turno di notte e la giornata è lunga. Allora amici, buon inizio settimana, buongiorno, caffeino perché ci vuole. Purtroppo quando vado a far turno di notte, lunedì per me è una tragedia, è lungo, ma lungo. Ieri sera abbiamo portato a casa un punto per il rotto della Uffia, perché perde contro gli interisti, perdiamo contro tutti, ma con gli interisti no. Finisco il caffè e poi si fa un po' il punto. È il terzo, è stamattina. Dunque, oggi sono sul divano in mansarda. Sono stato un po' indaffarato stamattina presto, poi oggi pomeriggio ho altri impegni. La settimana è molto impegnata. Speriamo di riuscire a fare qualche vloggettino. Non dico dire wow, ecco Donato che ha fatto il vlog, però di dire ma vediamo quel biscotto di Donato che ha combinato oggi. E mi dispiace per ieri che mi ero organizzato per fare il vlog della comunione del cugino, cioè del mio cugino, e però perché siamo arrivati, si inizia a mangiare, poi vino e prosecchino e tutto il mangio, perché poi fuori si è di top, andateci perché merita. E mi sono dimenticato di fare vari video, c'erano piatti, erano piattati molto bene. Ah, l'accrocchio di oggi è con la più lunga, perché ho i tre piedi, quello alto e quello che, questo qui è l'accrocchio che ci faccio vlog, però ci ho attaccato la più lunga e l'appoggio lì, speriamo che si senta bene. A parte che potevo organizzare, per la prossima volta che mi metto qui guardo di faccio un tricolo. Insomma, mi sono dimenticato di fare i video e le foto. I piatti erano belli, buoni, che veniva bene, tipo uno slide con qualche transizione veniva, però purtroppo insomma è andata così. Ieri sera partita che ha fatto veramente, io parlo dalla parte della Juve, ha fatto veramente cagare, perché quando fa cagare fa cagare. Però un punto era da approfittare meglio, però quando squadra tu c'hai elementi come Bentancur, ma dove vogliamo andare? Che appena c'è la palla sembra c'è una mina innescata, la ripassa su, fai 2 metri in avanti. Infatti quando è entrato dentro l'area che ha fatto l'aggancio ho detto ma è lui o non è lui, perché di solito queste cose qui non le fa. Comunque, a parte questo, l'importante è non aver perso con gli interisti. Dunque, il programma della settimana sarà un po' problematico, non so se riuscirò a fare tutti i giorni dei vlog, cioè se devo dire ciao amici, ci si vede domani, non lo so, giustamente. Come ho detto, sabato, se riesco, ma non credo, a montare l'ultimo pezzo della graziellina, guardo di fare una giratina se il tempo lo permette. Oggi è lunedì e la mia faccia, penso la faccia di tutti, parla in una stessa lingua. Che coglioni, ma che coglioni veramente. Il lunedì ci vorrebbe di riposo della domenica retribuito, non è che dici si sta a casa e lo scalo dalle ferie, no, ci vorrebbe lunedì. Dice weekend, sabato e domenica ho gas in fondo, lunedì di recupero e si comincia il martedì. Sarebbe bello, ma purtroppo non è possibile. Quindi oggi è così, l'ho fatto stamattina appena 10 minuti il vloggettino.
restate onnessi sempre. Ho visto nell'analisi del mio canale che c'è tanta gente che guarda video ma non è iscritta, quindi quello che voglio dire ora non è che vi voglio mettere una pistola o obbligare, però dato che guardate il video o i video, l'iscrizione per voi non è niente, per me però è tanto per far crescere il canale, visto che siamo partiti da zero per crescere. Vi chiedo questo, poi non è che voglio obbligare. Mettete mi piace se volete, commentate, perché vi omenticene poi dite quello che volete, sempre nel rispetto. E noi ci vediamo domani se tutto va bene. Non saprei. Comunque dai, ci vediamo domani se tutto va bene. Ho messo la luce là, non è che sembra di essere in un ospedale. Lo scordo accendere i faretti, porca puttana. Va bene, dai. Amici, ci vediamo domani. Buona giornata, buon lavoro, buon tutto. Pollice alto, sempre.